Finché c'è vita, c'è speranza. Bentrovati a tutti e siamo pronti a vivere con voi una nuova puntata di questa bellissima rubrica. Con voi ci sono Anna Paola Di Vienno e Massimiliano Spiriticchio. Ciao Anna Paola, come stai oggi? Bene, grazie. Tu come stai? Sto molto bene. Però questa domanda, come sta, la giriamo alla nostra carissima ospite, vero Anna Paola? Sì, certo, alla dottoressa Emanuela Ambrek, coordinatrice dell'infarmacia per bambini della Fondazione Rava. Buongiorno dottoressa. Salve dottoressa, come sta? Eccomi, salve. Buongiorno. Ben trovati a tutti. Che bella voce squillante, ci fa sì. Piacere. Sì, notavamo la voce. Evidentemente sì, sì, sì. È molto contenta per come sta andando questa iniziativa, è vero? Esatto. Sì, siamo molto felici. Come sapete, l'iniziativa in farmacia per i bambini è partita il 20 novembre, venerdì scorso, quindi ora siamo ormai alla quarta giornata. E questa iniziativa è la ottava edizione, siamo partiti nel 2013, e è un'iniziativa che si svolge in tutta Italia sempre il 20 novembre in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, ma quest'anno, per il primo anno, abbiamo deciso di estenderlo per una settimana, quindi durerà fino al 27 novembre, e quindi fino al 27 novembre ci sarà la possibilità di andare in farmacia e aderire a questa bella campagna. E questo sì. Ci fa molto molto piacere. Sì, perché dottoressa, a noi non piace accorciare, ci piace allungare, è vero? Esatto, sì. Cioè, c'era una volta lascio raddoppia, noi raddoppia. Assolutamente, sempre raddoppiare, assolutamente. Sì, proprio a causa di questa emergenza che stiamo vivendo tutto il nostro paese, abbiamo pensato che era buona cosa dare più possibilità alle persone di partecipare a questo progetto. Sappiamo bene che comunque nelle farmacie si entra in maniera contingentata a causa dei decreti, della situazione e della sicurezza assolutamente necessaria, quindi anche per evitare assembramenti abbiamo ritenuto che essendo su una settimana rendeva tutto più facile. In più il bisogno è molto cresciuto, da 600 enti beneficiari che avevamo lo scorso anno, quest'anno ne abbiamo 750, quindi ci auguriamo che così facendo, cioè prolungandoci nel 27 novembre, la raccolta possa diventare anche più copiosa e abbondante. Certo. Secondo me questa non dovrebbe essere un'eccezione, questa di quest'anno dovrebbe essere un'abitudine a questo punto. Sì, sì, infatti quasi senz'altro lo riproporremo anche gli anni prossimi, perché ci sembra che sia un'ottima cosa dare più possibilità sulla più settimana. Più possibilità, più persone possibile, perdoni il gioco esatto. Delle parole. E assolutamente. A noi fa piacere, accogliamo questo invito ed è secondo me una splendida notizia, vero Massimiliano? Assolutamente, il Movimento per la Vita è una di quelle, quante sono dottoressa, ce lo ripeta? Le associazioni, come dire... Sì, le associazioni che partecipano in tutta Italia sono 750 quest'anno. Cioè, e 750, un esercito, sì, possiamo sì, dirlo. Un esercito l'anno scorso, facendo un po' il computo dei bambini che abbiamo aiutato nell'edizione 2019 36.000 bambini, e quest'anno penso saranno di più di fatto, perché comunque gli enti sono di più rispetto allo scorso anno, bambini e le loro famiglie, ecco. Sì. Sì. Dottoressa, mi permetta una domanda, come sono state scelte nel corso del tempo queste 750 associazioni? Avete assunto dei criteri, per così dire? Sì. No, allora, siamo è una mia curiosità. No, certo, siamo partiti di prima settimana nel 2013 con 80 enti partecipanti e abbiamo fatto lo scouting principalmente tra persone che avevamo sul territorio, magari i nostri volontari da sempre o padrini e madrine, ossia persone che avevano dei bambini in adozione a distanza con noi, e abbiamo chiesto loro quali erano le strutture di riferimento sul territorio, e abbiamo fatto questo scouting di 80. Da lì è stato un po' un passaparola, è stato un po' le stesse farmacie, molte farmacie ci fanno aderire gli enti con cui già lavorano o comunque sono sul territorio. Questo tra l'altro è una cosa che noi amiamo molto, perché vuol dire che un progetto funziona, il progetto ha proprio l'obiettivo anche di creare rete territoriale, rete capillare, quindi nel momento in cui la farmacia ci segnala un ente meritevole sul territorio, noi siamo ben contenti di farlo partecipare. A volte ci sono i volontari che ci li segnalano, poi noi abbiamo tanti progetti, quindi magari sono beneficiari per noi anche di altri progetti, e così è andato aumentando. E negli ultimi anni sono gli enti che spesso
sono gli enti che ci contattano. Beh, questa è una cosa positiva. E come va il rimbalzo sui social? Allora, quest'anno molto bene, molto bene. Ovviamente andando avanti con gli anni sempre più diventiamo così confidenti con questi sistemi, quindi sia i volontari stanno facendo storie, anche gli enti vediamo che stanno creando delle storie su Facebook, su Instagram, le stesse farmacie postano molto, e quindi io vi consiglio di andare sui nostri social, Fondazione Francesca Rava, e troverete magari anche i volontari dei vostri enti, ci sono farmacie della vostra regione che hanno postato, è molto bello, molto divertente e soprattutto è molto concreto, perché vedi proprio la persona in farmacia con il cliente che raccoglie spesso la persona dell'ente che ha fatto da volontario. Questa è un'edizione un po' speciale, siamo tutti con la mascherina nelle foto, però sì, sicuramente è un'edizione che ci ricorderemo. Ma sì, i sorrisi, esatto, quelli sa, si vedono anche con la mascherina, sì. Esatto, certi, esatto, sorrisi si vedono, sì. Sì, il sorriso si vede anche dagli occhi, abbiamo imparato a sorridere con gli occhi, questa è una cosa bella tutto sommato. Beh, io personalmente il sorriso degli occhi ho imparato a riconoscerlo negli anni, perché fa parte, esatto, di me, fa parte di me. E questo mi dà veramente una grande gioia il poter sapere da lei che questa campagna quest'anno, nonostante tutto, sta funzionando. Anzi, io volevo colgo l'occasione per fare i complimenti anche per lo spot di 20 secondi che avete proposto, ed è molto efficace. Come avete scelto, se lei lo sa ovviamente, come vi è venuta l'idea di fabbricare gli aeroplanini di carta? Perché io quando ero piccola le facevo a scuola. Veramente sì, anch'io. Molto bello, sì. Sì, condivido con voi questa cosa molto bella che ci è successa quest'anno, che è l'agenzia di comunicazione Armando Testa, che è un'agenzia molto nota, ha deciso di donarci proprio la creatività, e quindi ci ha donato tutto, quindi l'hanno fatto pro bono, per cui un'azione di volontariato anche da loro, quindi ci hanno donato la creatività e la produzione dello spot, quindi è un grandissimo dono che ci hanno fatto, e quindi è una proposta che è venuta da loro, l'idea di fare un aeroplanino con il bugiardino dei farmaci, proprio con l'idea di spedire, diciamo, il farmaco, sotto un certo punto di vista, dalla farmacia ai bambini che hanno bisogno delle nostre comunità. E questa è un po' la storia che ci avevano proposto. Ci avevano proposto in realtà anche un altro paio, ma questa era quella che più ci era piaciuta. Quello più efficace. Molto efficace, sì. E secondo me il messaggio arriva tutto. Io l'ho visto ieri sera tardi. L'ho fatto apposta, peraltro, perché ho detto vediamo anche quando uno è stanco se ha voglia di vedere uno spot del genere, e viene veramente bene, voglia. Sì, bene. Sì. Complimenti anche per le fiabe, per il coinvolgimento anche di Martina Colombari, insomma, sì, molto sì, noto. Questa è un'altra, veramente, questa è un'altra, sì, cosa bella che ci è successa quest'anno, perché nonostante tutto, nonostante il Covid, ci è arrivata questa proposta proprio dall'ospedale Sacco di raccontare le storie che avevano scritto questi bambini ricoverati nel reparto di pediatria nei mesi di marzo-aprile durante il Covid, e quindi ci sembrava bello quest'anno contestualizzare la Carta dei diritti alla situazione, quindi ovviamente il diritto alla salute e anche il diritto di essere curati durante il Covid, e quindi ci piaceva raccontarlo. Senta, dottoressa, se dovesse, visto che siamo ancora in tempo, no? Magari c'è chi ancora ha la possibilità di andare in farmacia e fare questo bel gesto, che è quello di acquistare dei prodotti, tra l'altro non di grandissimo costo, ma no, per assolutamente. Ecco, se dovesse fare un appello, insomma, da questi microfoni, che cosa direbbe? Allora, io dico che appunto abbiamo tempo fino al venerdì 27 novembre per recarsi in farmacia, un piccolo gesto. Come abbiamo detto nello spot, fai volare la solidarietà. Potete andare sul sito infarmaciaperibambini.org e trovate l'elenco di tutte le farmacie aderenti geolocalizzate, cioè suddivise per regione e provincia, quindi basta inserire la propria provincia e vedete quali sono le farmacie aderenti. Le farmacie sono circa 2000 su tutto il territorio italiano, quindi sicuramente c'è una farmacia della vostra zona che ha aderito, ed è un piccolo gesto per partecipare a un progetto che è nazionale, che ci riguarda tutti.
tutti. In questo momento, secondo i dati Istat del 2019, un bambino su 8 in Italia si trova in una condizione di povertà assoluta, che è un dato importante e significativo. Sì. Se noi pensiamo a classi scolastiche dove ci sono 20-24 bambini, vuol dire che quasi 3 bambini per ogni classe è in una situazione di povertà assoluta. Ovviamente è un dato che varia da regione a regione, sì, però comunque è un dato importante. Però comunque è un dato allarmante, non solo allarmante. Questo, esatto, ci deve molto far riflettere. Sì. Ci deve, sì, molto far riflettere, deve essere un po' il motore per andare in farmacia in questi giorni. Bastano anche pochi euro, come dicevi tu, perché è di fatto un omogeneizzato, per esempio, ma anche semplicemente delle garze si possono acquistare, e quindi è un piccolissimo gesto. Sì, e poi noi qui presenti siamo testimoni che tutto ciò che viene acquistato arriva davvero a destinazione. Assolutamente. L'abbiamo visto noi stessi con i nostri occhi. Sì, questo ve lo possiamo, certo, garantire. Ora c'è anche lei che ce lo ribadisce, e quindi siamo contenti di questo. Quindi fidatevi di noi. Sì. Fidatevi. Assolutamente di noi. Sì. Grazie, dottoressa. Ci sentiamo alla prossima. Grazie. A presto. Grazie a tutti. Grazie. A presto. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Tutti andiamo in farmacia per comprare cose che servono magari a noi o ai nostri familiari. Quando ci troviamo lì, ecco, ricordiamoci che magari c'è qualcuno che ha bisogno e che quel gesto che noi facciamo non lo può fare, quindi magari pensiamo anche a qualcun altro, sì, come in questa occasione. Possiamo dire che fa bene al cuore. Noi, soprattutto quest'anno, credo che abbiamo bisogno di fare delle cose belle col cuore anche per sentirci meglio noi. Sì. Quindi scegliamo di andare in farmacia, lo ripeto, scegliamo di andare in farmacia. Sì, poi sul sito della Fondazione Rava troviamo tutte le farmacie aderenti per regione, provincia, eccetera, quindi ognuno può andare dove... Vuoi ribadire il contatto principale almeno? Il sito della Fondazione Rava. Che? Fondazionerava.org, se non sbaglio. Comunque, se mettete su Google Fondazione Rava lo trovate. Lo trovate sicuramente, sì, certo. Ma noi, Anna Paola, abbiamo qui con noi in studio qualcuno oltre a noi, che siamo andati anche noi nelle farmacie, certo, l'anno scorso quando si poteva. Sì. C'è anche qualcun altro qui con noi che è andato nelle farmacie. Ciao Mena. Ciao Mena. Come stai? Grazie, bene. È una domanda di rito che si deve fare, che si deve, ma a noi fa ancora più piacere farla. Perché c'è, come dire, quella domanda uno dice sto bene, però non è scontato anche quello, sì, quindi... Infatti. Posso farti una domanda? Sì. Voglio sapere, tu l'anno scorso sei stata in farmacia per la prima volta forse, giusto? No, è stato il secondo anno. Il secondo anno? Sì, grazie al Movimento per la vita di Pescara, sì, mi hanno coinvolto, è stata una bellissima esperienza che ho potuto condividere anche con un'altra ragazza. Il fatto che comunque le persone chiedi e sono d'accordo e aiutano è un bel gesto che non è scontato al giorno d'oggi, visto la situazione che molte persone vivono. Mi fa piacere anche il fatto che, nonostante la situazione Covid, comunque l'associazione è riuscita in modo efficiente comunque a far fronte e non arrendersi. Sì. Questo è un messaggio importantissimo, quello che tu stai dando. Sapere che comunque si sono raggiunti degli obiettivi, sì, è importante, perché vuol dire che la gente non siamo ancora indifferenti. Quindi sì, questo è un... E questo è un nostro merito, sì, è un nostro merito di tutti, soprattutto dei volontari che si impegnano annualmente affinché manifestazioni di questo genere possano essere efficaci anche durante l'anno, perché sì, dovete sapere che organizzare manifestazioni del genere non è semplicissimo. Però, Anna Paola, la cosa che veramente colpisce e in particolare l'impegno dei giovani come te, Mena, è sì, vero? Sì, sono stati tanti ragazzi che sono stati coinvolti, e questo anche è un aspetto positivo, anche perché
Il coinvolgimento da parte delle associazioni permette, oltre che raggiungere l'obiettivo dell'associazione stessa, anche concretizzare la presenza del giovane all'interno di questa. Sì, avete aderito con entusiasmo, questo ho notato. Sì, è stata una bellissima esperienza. Anche poi io ho avuto la possibilità, proprio nella distribuzione, vedere l'aiuto che si può dare alle famiglie da questa raccolta, insomma. Qui. Sì, parleremo presto, amici all'ascolto, del centro distribuzione del CAV, quindi del Sì. braccio operativo del Movimento per la Vita, perché Mena ha dato una grossa mano anche lì, insomma, hai potuto Sì. conoscere Ho questa visto realtà. la concretezza dell'aiuto che veramente con un piccolo gesto che si fa in farmacia si dà tanto alle famiglie che veramente hanno bisogno. Quindi tu hai visto concretamente i prodotti raccolti dalle farmacie finire Sì, nelle mani. assolutissimamente sì. E Benissimo, vi avviso che abbiamo solo un minuto quindi. Eh sì, purtroppo. allora ti tocca la No, no, chiacciolina. vabbè, intanto noi ribadiamo i nostri contatti che sapete quali sono, però sì, come dice Massimiliano, simpaticamente mi tocca la posta elettronica che è radiosperanza@diocesipescara.it e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie Mena per essere stata con Grazie a noi. voi. Un dono Ciao, prezioso. saluto a tutti. Assolutamente, ciao, Ciao, ciao a tutti. ciao, ciao, ciao. Ciao.